Ciao ragazzi, dopo gli applausi alla fine. Io sono Marcello Frare, faccio parte del PNLUG, specificatamente del gruppo UDU del PNLUG. Quindi il PNLUG è un'associazione informatica che si occupa di software libero. All'interno del PNLUG noi abbiamo creato un gruppo che si occupa di un particolare software open source che si chiama UDU. L'abbiamo scelto per una necessità lavorativa, normalmente è un software che si usa nelle aziende, e quindi oggi assisteremo a questa presentazione di questo software di UDU. Sono con me i miei colleghi, siamo tutti del PNLUG, quindi ci trovate tutti al Polo Tecnologico al martedì sera e al giovedì sera, dopo magari chi vi interessa poi potete venire a trovare. Intanto che parlavano i nostri presentatori, ho preso nota di alcuni punti chiave che avete sentito anche voi. Casualmente, e non è casuale, la maggior parte delle cose che hanno detto ricadono. Vedete che non sento un po' di ritorno. E ricadono effettivamente sulle nostre necessità. Le cose che voi avete sentito prima sono esattamente quelle che sento io quando vado in giro per le aziende e mi presentano i problemi che hanno. Io sono un consulente informatico di mestiere e quindi vado nelle aziende e mi raccontano le problematiche che hanno nella loro gestione quotidiana. E questi sono veramente problemi quotidiani e necessari. Non ho segnalato, a un certo punto qualcuno dei relatori ha detto abbiamo dovuto rinunciare a crescere perché non abbiamo la capacità di trovare persone che ci seguono. Questo è particolarmente grave. È come dire, ho la possibilità di correre a 300 all'ora, mi manca la pista dove mettere la mano. Le tecnologie oggi ci sono, abbiamo la possibilità di utilizzarle. Noi come Italia abbiamo un capitale immenso che è il Made in Italy e abbiamo la difficoltà di mettere a terra tutte queste forze. Quindi il nostro invito, e specialmente noi del gruppo UDU che ci occupiamo delle imprese, della realtà locale, quindi sono cose che succedono nei nostri territori, quindi vuol dire quello che fanno i vostri genitori quotidianamente, è migliorare le aziende, renderle più efficienti, renderle più snelle, farle diventare più moderne. Perché questo? Poi provo a chiedere la forza. Vi dico che accetto tutto questa cosa. Non so se voi mi sentite, ma e questo oggi potete vederlo come una scelta, un domani non è più una scelta, è necessario, indispensabile, perché il mercato è globale, di conseguenza quello che noi facciamo oggi a Pordenone ce n'è qualcun altro in giro per il mondo che lo fa, se lo fa meglio di noi a un costo inferiore, state pur certi e voi sarete i primi che andrete a comprarlo da lui. Amazon è l'esempio. Cioè, se in Amazon c'è un'offerta che per quel prodotto là costa meno, voi scegliete quella. Quindi quello che mi sto invitando a riflettere è che questo oggi è una scelta, un domani sarà indispensabile. Quindi o sei competitivo, sei efficace, sei efficiente e porti un risultato valido, o sei fuori mercato. È un attimo. È molto veloce questo cambiamento. Quindi sta a voi. Sta di mezzo al vostro futuro a impegnarvi perché questa cosa non avvenga. Noi come Italia abbiamo un grosso vantaggio perché abbiamo tutta l'immaginazione, la creatività, l'ispirazione del Made in Italy, ma non basta. Sappiamo bene che i cinesi ci copiano, ottengono lo stesso prodotto a minor costo, quindi noi dobbiamo essere migliori, più competitivi, più efficaci. Quindi andiamo al show. Vabbè, questa è la presentazione, quello che ci tengo a dire è che noi siamo un gruppo PNLUG e siamo all'insegnato al Polo Tecnologico, sapete dove si trova, no, è qua vicino. Questo è un filmatino, vediamo se si sente. Cosa sarebbe rendere più efficiente un'azienda? Cosa sarebbe rendere più efficiente la tua azienda? Più tempo, più soldi, più obiettivi, sicurezza, stabilità, controllo. O innovazione, evoluzione e passione. Serve integrazione, semplificazione e relazione. La possibilità di controllare i processi in modo semplice e veloce. In mezzo per implementare rapidamente nuove funzionalità. L'opportunità di rendere il tuo lavoro più agile. Grazie a ogni, hai una piattaforma personalizzabile, completa e sempre connessa. Con ogni
puoi integrare fatturazione elettronica, CRM, gestionale, e-commerce e qualsiasi altra funzione indispensabile. Così hai un sistema open source libero ed adattabile alle tue esigenze. Insieme siamo cresciuti, insieme abbiamo sviluppato l'innovazione e insieme vogliamo andare oltre. Con Lumitalia, centinaia di sviluppatori lavorano ogni giorno in una realtà internazionale per offrire alle aziende un luogo migliore per le persone, per fare meglio in meno tempo, per dare valore a ciò che conta veramente. Con Lumitalia, a fianco delle imprese italiane. Voi direte cosa c'entra questo Lumitalia? Lo scopriremo vivendo, riusciremo a capirci. Questo è il programma di quello che faremo oggi. Raccontiamo un po' quello che abbiamo fatto in questo ultimo periodo a Bruxelles. Perché è necessario un ERP nelle nostre imprese? Da dove nasce Udo? Come funziona Udo? E qua ci spiegherà perché esiste Udo Italia. E dimostrazione pratica. Quindi il corso alla fine ci porterà un esempio pratico di come si utilizza. Tenete presente che il risultato di questo incontro vi permetterà a chi sarà attento, chi seguirà questo argomento, di portarvi a casa gli strumenti necessari perché voi in autonomia a casa vostra potrete fare le stesse cose che faremo oggi noi qua. Quindi voi, se state attenti, prendete nota e capite quello che facciamo, oggi potete tornare a casa e replicare le stesse cose che noi faremo. Quindi mettervi in funzione un'azienda direttamente nel vostro con tutti i flussi aziendali che sono presenti. E cosa succede? Questo qua è una fotografia di Liegi a Bruxelles da pochi giorni fa, siamo stati al 30 settembre e 2 ottobre. Questo è un insieme di appassionati, come vedete la maglietta è quella, queste magliette cambiano tutti gli anni perché c'è l'anno di produzione, quindi ogni anno cambia colore, arrivano da tutto il mondo, appassionati di software libero, e ci uniamo per produrre un software che poi viene distribuito gratuitamente per tutto il mondo. Questo si chiama OCA e fa parte del gruppo dell'ecosistema di Udo. Poi vedremo come si innescano questi vari soggetti nella realtà. Questo sempre a Bruxelles, ma in una città nella capitale, a Bruxelles proprio, dell'evento Udo 2024, dove coinvolgono 35.000 persone. È diventato l'evento più importante a Bruxelles di tutto l'anno, di tutti gli eventi che si fanno a Bruxelles, e l'evento più importante che viene fatto è Udo. Ha una portata pazzesca, arrivano da tutto il mondo, ci sono di tutte le nazionalità e lingue e si presentano in questa area. Pensate che questo, per farvi vedere, e questa è una delle aule come questa qua, di questo qua, sono tre cinema, cioè la lunghezza di tre cinema attaccati, un monitor grande così, in effetti vedete che qua c'è una, due, tre, ognuno è grande come un cinema, qua ci sono i presentatori, come io che sto parlando, questo presenta su questo schermo, questo su questo, questo su questo, ognuno di noi che siamo seduti in questa macro piattaforma ha le cuffiette e si può sintonizzare su una delle conferenze e ascoltare quello che sta dicendo. Ovviamente sono in inglese, potete seguire anche più di un altro allo stesso tempo. Se vi spostate col pulsantino potete ascoltare questo, questo e questo e seguire le tre conferenze. Per dirvi il livello in cui stiamo andando, sono cose che io non le ho mai viste da nessuna parte. Richiedono un'attenzione, una concentrazione da chi è presente, importante, perché devi capire cosa sta dicendo, lo dicono in inglese, lo dicono con riferimenti a termini piuttosto tecnici. Però ci sono migliaia di persone che si stanno qualificando in questi termini qua. Ecco qua che torniamo al discorso. Ci saranno persone che faranno meglio di noi in minor tempo. Chi non lo fa viene automaticamente declassificato. Oh. Questo è un altro esperimento, un'altra proposta che ha fatto Udo, che in pratica è un tir, un camion, con un container che si apre lateralmente. E dentro c'è un laboratorio di dimostrazione. Questo lo fanno per portare nelle scuole, quindi si piazzano fuori dalla scuola, mettono il camion e fanno sì che i ragazzi vanno dentro e simulano la presenza in un'azienda. Quindi simulano l'accettazione della merce, la lavorazione,
la vendita, tutti i processi produttivi all'interno di un ambiente riservato. Questo lo fanno per simulare, per insegnare ai ragazzi come funziona un'azienda e come viene gestita da un gruppo. La V2, mi pare che ne hanno fatto 3 camion di questi che girano per ora solo a Bruxelles, solo in Belgio, ma hanno intenzione di aprire un po' l'Europa. Appena che apriranno, noi ci metteremo in mezzo perché magari arrivi anche alla nostra parte. Non si tratta solo di fare software, i giorni che facciamo a Bruxelles ci si diverte anche. Loro dicono lavorare duro, divertirsi tanto. Come vedete, alla sera, alle 7:30 di sera, inizia una serie di spettacoli. Qua c'è una piattaforma dove fanno un palco dove fanno musica, c'è da mangiare, c'è da bere, giustamente a Bruxelles non può mancare. E, insomma, ci si diverte pure. Quindi è una giornata molto piena dal punto di vista tecnico, chiede tanta attenzione e tanta concentrazione. A un certo punto ci molliamo le ossa, ci lasciamo andare, ci divertiamo, al giorno dopo si parte da capo un'altra volta. Sono 3 giorni così, full immersion, si impara tanto e ci si diverte anche tanto. Boh, questo è quello che abbiamo fatto a Bruxelles. Dopo un po' alla volta vedete questi fili si legano tra loro, si trovano nella sua posizione e si coordinano. Adesso torniamo in Italia e capiamo della situazione attuale. È quello che dicevo prima. Io mi presento nelle aziende e mi dicono un problema, ho questa difficoltà, non riesco a capire le giacenze che ho in magazzino. Le giacenze sono quanti pezzi di quel materiale ho negli scaffali. Non so dove sono. Il mulettista me li ha spostati, non li ho persi, non so, quando mi servo non riesco a trovarlo perché non so dove sono, non so neanche se li ho o se devo comprarli, quindi la gestione aziendale è piuttosto grave, mi arrivano ordini da clienti che vogliono la merce, io non so se posso venderle, se posso accettare l'ordine perché non so se li ho al magazzino, questo fa sì che le aziende vanno in difficoltà, non riescono a soddisfare richieste perché non hanno il controllo della situazione. Tenete presente che un'azienda sta in equilibrio tra quello che vende, quindi i soldi che gli entrano dalle vendite, e quello che paga i fornitori, e il costo di trasformazione, che se un'impresa di trasformazione deve costare. Quindi è tutto un equilibrio che è molto importante che sia sotto controllo. Se io in alcun momento vado fuori controllo, quindi ho più spese di quello che guadagno, finisco. Quindi sono cose molto, molto importanti per l'azienda, determinano proprio la possibilità di vita. E quindi cosa succede? Questo qua è sempre più veloce, lo sapete voi benissimo, quello che succede oggi sui telefonini, basta che guardate ChatGPT, penso che tutti lo usate, un anno fa non esisteva neanche, 2 anni fa non c'era ChatGPT, oggi ChatGPT c'è, lo usate voi, lo usiamo noi, e sta migliorando settimana per settimana, quindi un percorso, un processo molto più veloce, è come siamo nella discesa. Siamo nella discesa che ogni volta prendiamo più velocità, quindi le cose avvengono più velocemente. È più facile fallire, è più facile crescere. È un'opportunità se viene vista dal punto di vista corretto e se viene capita. Ok? No, lo dicevo a te, ok? Sì, con te sei parlato. No, mi stai ascoltando me o no? Io. No, quello dietro di te. Io? Sì. Ah, sì. Ok. Volevo capire se. Quindi dicevo, questa velocità è talmente grave che vi porta fuori strada in un attimo. Se prendete il controllo della situazione in un'azienda, nel giro di 2 mesi non riuscite a pagare i conti e dovete chiudere. È particolarmente situazione a rischio. Cosa che invece 10 anni fa, questo non accadeva per dirvi. Le aziende erano molto più stabili, gli ordini erano costanti, il mercato era più tranquillo, era più costante. Oggi ci sono fluttuazioni sia di materia prima che di vendite molto veloci. Ecco, contestualmente invece abbiamo la tecnologia che ci viene in aiuto se sappiamo utilizzarla. ChatGPT ci aiuta se lo sappiamo utilizzare. Se lo ignoriamo, se pensiamo che non ci possa aiutare, è facile che rimaniamo indietro perché tutti gli altri corrono più veloci. Quindi non è sufficiente fare quello che facevamo un anno fa o 10 anni fa. Pensare che l'azienda che ha funzionato fino adesso possa funzionare anche un domani non è affatto vero. Perché tutti i miei concorrenti corrono di più, quindi io automaticamente rimango dietro. Quindi è una scelta indispensabile, non c'è alternativa. Questa è, chi prende coscienza di questa cosa è in grado di migliorare a un futuro
possibile. Chi non lo fa ha un futuro certo. E la cosa che mi ha preoccupato proprio sulla frase di prima, che diceva che anche se uno volesse anche migliorare, non trovo le persone che mi possano aiutare per migliorare, vuol dire che siamo nella cacca, ragazzi. Cioè, proprio presi male. Ecco, questo è lo scenario attuale. Noi cosa diciamo dell'open source? L'open source noi l'abbiamo scelto perché ha dei paradigmi, dei valori intrinseci, reali, a cui noi ci teniamo tantissimo, che valgono al di là del valore economico, hanno un valore suo molto importante. Ha queste quattro libertà che si dice che si può usare, si può analizzare, si può modificare, si può condividere. Questo vale per tutto il software open source. Udune fa parte, quindi pensate che noi lo possiamo utilizzare, studiare, ad analizzare, modificare e ricondividere. Questo meccanismo, questo ingranaggio che ci permette di fare queste quattro libertà, fa sì che poi come risultato otteniamo quello di cui prima, 35.000 persone trovate tutte insieme, che lavorano contemporaneamente, che contribuiscono a un unico obiettivo con dei valori condivisi. Queste quattro libertà comporta dei vantaggi immediati. Innovativo perché c'è un percorso costante alla ricerca di qualcosa di meglio, meritocratico perché questo? Perché se voi proponete un'idea anche innovativa ma non è buona, nessuno vi appoggerà perché dice no, una sciocchezza, no? Non la possiamo mettere. Quindi, anche se innovativo e meritocratico, quindi solo le migliori idee verranno messe in atto, sostenibile perché è un percorso che si alimenta a se stesso, quindi noi miglioriamo insieme con il sistema, quindi man mano che il sistema migliora, anche noi miglioriamo perché impariamo come funziona, quindi stiamo crescendo insieme con il sistema, è distribuito perché è su tutto il territorio. Quello che è successo a Bruxelles una settimana fa, che magari è frutto di un lavoro di un indiano che ha lavorato, lo abbiamo acquisito noi qua a Pordenone, quindi è distribuito territorialmente, molto disperso per il mondo. Arriva dappertutto. Se ci sono domande, interrompetemi, tanto per me non è un problema. Riprendere. Qua io ho fatto un confronto, cosa vuol dire dal punto di vista delle licenze, dal punto di vista dell'imprenditore. Perché dovrei scegliere l'open source? Perché intanto non so neanche cosa sia questa roba qua. Che, concretamente, cos'è che mi porta come vantaggio o svantaggio il fatto di prendere un software open source? In base alle quattro libertà di prima che mi hanno detto, si determinano dei vantaggi. In questo caso, il software proprietario, quando devo acquistarlo, devo comprare delle licenze. Non posso modificare l'autonomia. Quindi voi comprate una licenza di AutoCAD, la usate così com'è e punto, finisce là. Se fosse open source AutoCAD, lo potrei scaricare e utilizzare. Anche gratuitamente alle volte, posso modificarlo, farlo modificare da chi voglio io. Quindi concettualmente mi costa meno e ho potenzialità superiori. Questo è un aspetto. Innovazione. La licenza di un software proprietario mi dice quello che non posso fare, mi limita tutte le mie libertà. Non posso fare questo, non posso fare l'altro. Sono limitato. Invece, dal punto di vista dell'open source, mi dà le libertà di cosa posso fare. Pensate un attimo cosa succede con il fornitore, cioè chi mi fornisce il software. Nel caso di un software proprietario, ci si lega all'azienda. Quindi se io ho scelto quel software di quell'azienda come mio fornitore, difficilmente potrò staccarmi da quel fornitore. Perché? Perché il software, la mia azienda dipende da questo software e il software me lo dà solo quella persona e quindi sono legato a qualcuno. Questo capite che è una specie di ricatto perché qualsiasi cosa il software del fornitore pretenda da me, sono vincolato da me. Se lui decidesse di cambiare strategia, chiude e va alle Bahamas, mi lascia a piedi. Quindi la mia azienda è a rischio perché io ho dato fiducia a un fornitore che non mi dà questa garanzia di continuità, perché potrebbe anche cambiare idea. Si chiama vendor lock-in. Dal punto di vista dell'open source, ho le quattro libertà di prima. Quindi, se il mio fornitore vuole andare alle Bahamas, che se ne vada,
troverò un altro fornitore che lavora con l'open source, con lo stesso programma che sto lavorando, e continuerò. La mia attività è garantita a prescindere dalle scelte che farà il fornitore. Se mi chiede un costo di licenza o di, no, di licenza, un costo di gestione troppo elevato che non riesco a sostenerlo, cercherò se c'è un fornitore alternativo, tanto è open source, e ce ne sarà uno che mi chiederà meno. Ho la libertà di poter scegliere il fornitore che mi fa più comodo. Guardiamo un altro punto di vista, sempre dal punto di vista dell'imprenditore. La mia azienda ha una buona prospettiva di crescita, quindi concettualmente adesso siamo in 10, il prossimo anno saremo in 13, il prossimo 15, nel giro di 4-5 anni diventeremo 50. Questa crescita qua, se la guardiamo dal punto di vista di un software proprietario, vuol dire che per ogni persona che viene in azienda dovrò acquistare una nuova licenza per quello lì, perché deve usare quel PC, deve usare quel software, dovrò acquistare nuove licenze, dovrò eventualmente aumentare la postazione, aumentare le funzioni necessarie, perché man mano che l'azienda cresce ha bisogno di altre funzionalità che prima che era piccola non serviva. Quando crescono ha bisogno di nuove funzionalità, quindi devo acquistare nuove licenze con nuove funzionalità e di conseguenza nuovi costi. Dal punto di vista dell'open source, se la mia azienda cresce, da 10 diventiamo 50, le licenze non serve comprarle perché sono sempre le stesse, posso usarle quanto voglio, per di più se mi serve una potenzialità che non ho attualmente, potrò dividere, non più moltiplicare, dividerò il costo di quello che mi costa fare sul numero di postazioni. Quindi più persone usufruiranno di questo beneficio, potrò dire beh, ognuno, basta che metta 5 euro per ciascuno, su 50 postazioni avrò 2.500 euro, o 250 euro da poter investire sul software. Quindi è concettualmente proprio opposto. Più che cresce l'azienda, più mi conviene andare su un software open source. Un altro aspetto di confronto tra le due tipi di licenza proprietaria e open source è la sostenibilità di distribuzione economica. In sostanza, il proprietario deve sempre pagare, sì, con un software proprietario devo sempre pagare all'acquisto, alla personalizzazione, il cambiamento annuale, licenze per manutenzione e funzione che vorrei fare, e un modello di business ormai superato. È superato per me, per il mio punto di vista, cioè che devo pagare sempre per avere niente, perché se in fondo io uso lo stesso software di 20 anni fa e soltanto ogni anno pago una licenza e non ottengo niente di più, di meglio di quello che ho fatto 20 anni fa, non è che sia proprio vantaggioso. Dal punto dell'open source, pago se voglio la personalizzazione, punto. Quindi, il software open source prevalentemente è gratuito, al 99% gratuito, lo scarico. Se mi serve modificarlo perché non mi va bene, troverò qualche programmatore, qualcuno che sarà in grado di metterci le mani e lo personalizzerà. A quel punto pagherò questo per avere il risultato. È un modello di business innovativo, diverso dall'attuale. E questo è il vantaggio, secondo me, più importante che si ripercuote su di voi, che torniamo al punto di partenza, delle competenze. I soldi delle software house proprietari, chiamiamolo Autodesk, Microsoft o quello che volete, quando pagate le licenze, quei soldi là finiscono a proprietario, quindi quello che ha costruito il software. Quindi non li vediamo più i soldi. Ma al di là di quello che dei soldi, è il know-how che diventa per altri. Cioè loro, chi fa il software, continuerà a migliorare, crescerà, saprà come fare software migliore, quindi ogni volta saremo più dipendenti di loro, perché avranno sempre più potere in mano, e noi continueremo a pagare una cosa che, di cui non sappiamo neanche come funziona. Proprio concettualmente sbagliato. Dal punto di vista dell'open source, moltiplica l'economia locale, quindi portiamo la tecnologia, le conoscenze sul territorio, quindi portiamo a voi le tecnologie, sappiamo dire come funzionano le cose, vi stimoliamo a farle funzionare, a migliorarle, quindi la capacità di produrre software l'avrete voi in mano, e le competenze rimangono nel territorio, e il costo va sul vostro portafoglio, quindi qualcuno vi pagherà a voi per fare le modifiche, non va a finire sulle multinazionali. Quindi al posto di avere una multinazionale piena di soldi, avremo tanti professionisti o comunque persone competenti che acquisiranno tecnologie e soldi di competenza. Queste cose qua che io vi ho raccontato sono reali, non sono
immaginari o frutto di ipotesi. Sono reali, che io le sto portando avanti già da una decina d'anni che abbiamo sposato questo voodoo, e vi dico che è così. Fino a 10 anni fa io vendevo, perché non c'erano questi software open source per le aziende, quindi non c'erano alternative, dovevi per forza, c'erano, però non erano ancora all'altezza di poter supportare i flussi aziendali, quindi erano dei prototipi, dei piccoli programmi che facevano delle parti piccole. D'altra parte c'erano multinazionali che proponevano software ipotetici, quindi un confronto un po' difficile da fare. Una decina d'anni fa è partito questo progetto di Udo, anche un po' prima, ma già 10 anni è diventata una cosa più consistente, dove tutti questi vantaggi che abbiamo detto prima si sono verificati, quindi non è solo teoria, è proprio pratica. Ecco qua un po' la storia di questo software open source. È diventato Udo, ma in realtà era nato come TinyRP nel 2005, quindi 20 anni fa. Chi lo costruì la prima volta si chiama Fabien Blincars ed è tuttora oggi chi è a capo di Udo. L'avete visto sulle diapositive di prima c'era. A un certo punto, come TinyRP è fallito, non riusciva a capire, insomma, non riusciva a pagare le spese necessarie per poterlo far funzionare. In realtà ha capito che questo qua era troppo piccolo, aveva un'ambizione troppo limitata e quindi ha chiuso. L'ha diventato in open, ha aperto un'azienda che si chiama OpenERP, quindi da un nome che non aveva un senso, non ha un significato, è passato a un significato che questo qua in gergo, per chi lo conosce, vuol dire Enterprise Resource Planning, gestione delle risorse complessive. Quindi gli ha dato un senso al titolo, dicendo io ho intenzione di fare un software molto più aperto, molto più grande, sempre open source, ne ho questi qua. A un certo punto nel 2014 è diventato Udo, perché in realtà anche questa stringa, questo nome gli era rimasto piccolo, perché Udo ha detto non mi basta fare un ERP, io voglio fare una cosa ancora più grande, no? Voglio fare un software che gestisca tutte le attività dell'azienda. Ed è per quello che è diventato Udo, che non è un nome che ha un significato, ma rappresenta un'entità, un software che si può modellare. Ecco qua, cosa fa Udo? Enterprise Resource Planning, piattaforma integrativa delle attività aziendali. Udo fa questo. Io prendo per esempio le aziende perché è il mio lavoro quotidiano. Nelle aziende ci sono tante attività che coinvolgono. Dal momento in cui entrate in azienda, timbrate il cartellino, iniziate a lavorare come mulettista, piuttosto che come ufficio vendite, come qualsiasi attività che fate, coinvolge più flussi aziendali. Ci sono più cose che capitano da una parte e intervengono da un'altra. Dal momento che faccio una bolla per una spedizione, che le bolle servono per inviare la merce, vuol dire che a un certo punto dovrò fare una fattura di vendita per quella merce che ho spedito. Quindi c'è tutta un'attività che viene coinvolta in un'azienda. Una volta si pensava che un software doveva risolvere un problema dell'azienda, uno specifico problema. Udo ha messo tutti i problemi interconnessi, quindi in realtà tutte le attività aziendali sono interconnesse attraverso un database. Quindi dietro di questo qua c'è un database unico fonte di informazione, tutte le informazioni girano sulla stessa piattaforma dati. E interagiscono fra loro. Quindi, se succede qualcosa mettiamo nelle vendite, queste qua sono le vendite, vuol dire che il magazzino, eccolo qua, dovrà spedire la merce perché lui sa che ho venduto, quindi qua mi dice che devo spedire. È tutto interconnesso, tutte le attività sono legate e questo porta un grosso vantaggio all'azienda perché intanto c'è la situazione in tempo reale, quello che dicevamo prima, se ho o non ho la merce al magazzino con un sistema integrato, riesco a saperlo sempre. Perché il dato ce l'ho in tempo reale, mi arriva la merce al magazzino, il magazziniere la carica sullo scaffale, mi dice guarda che la merce è sullo scaffale, automaticamente io lo vedo sul sistema. Quindi qualsiasi cosa avviene nell'azienda viene coinvolta più volte. E per di più le informazioni vengono imputate una sola volta. Una cosa che capitava tempo fa è che il reparto vendite aveva un suo database o un suo Excel, il magazzino aveva un suo programma per gestire il magazzino. Ma non erano sempre allineati, quindi magari uno doveva scrivere una cosa di qua e scriverla di là, e poi i dati non erano corretti, erano guanciali. Poi, essendo che il database è unico, quando
agisco su un dato, lo stesso dato viene visto dai vari reparti ed è condiviso. Un'altra caratteristica di U2 è che è un software, è un servizio, se sapete come funziona un po' internet, voi quando vi collegate a Google state consumando un servizio, vuol dire che il vostro browser va a chiedere a Google: dimmi questa pagina, o a ChatGPT, dimmi una cosa. Quindi c'è un'interazione tra il browser e un server, un qualcuno che vi sta rispondendo. Questo è un servizio. U2 funziona proprio così. Mette a disposizione un servizio e con un browser voi potete interrogarlo. Questo è molto potente, perché vuol dire che tutti i PC che ci sono già a casa vostra o in azienda sono abili, sono disponibili, sono abilitati per usare U2. Perché mi basta un browser per interrogare il servizio. Quindi un sistema molto più snello, molto più dinamico. Una volta per fare queste cose dovevamo installare dei programmi specifici sul programma, sui PC, installando il setup o quello che serviva, perché doveva dialogare, era un casino. Invece qua è un servizio, qualsiasi browser, da qualsiasi sistema operativo, quindi senza considerare da dove proveniamo e che browser utilizziamo e che dispositivo possiamo utilizzare, tutti andranno su una pagina internet, un servizio, e da lì verrà l'interazione con tutti. Dicevamo prima, qual è l'obiettivo primario di YouTube? Aumentare la qualità, la velocità, l'efficienza, ridurre i costi. Quindi l'obiettivo fondamentale è riuscire a portare il risultato nel minor tempo possibile e con il minor sforzo possibile, con tutto ciò che deve essere necessario. Quindi, quello che dicevo prima, inserisco il dato solo una volta, lo utilizzo da quante volte mi serve, standardizzazione dei processi e dell'informazione. Machine learning su CRM. Comunque, il concetto di fondo è che le informazioni hanno un suo valore, anche imputare dentro, inserire un dato, costa all'azienda, non ha senso ed è sbagliato inserirlo più di una volta. Quindi va inserito una volta sola, quel dato vale per tutti. Beh, ormai ho fermato l'attenzione. Sì. Due chiavette per la stasera. Cosa vuol dire? Non l'avete, quindi li ha ancora. Eh sì, nessuno ci ha dato chiavette. Infatti, prima avevo scritto. Nessuno si è dato. Perfetto, adesso vi arrivano le chiavette. Le prime due le diamo a ITS e l'università. D'accordo. Vi ha svelato una cosa. In realtà, ai più bravi, più attenti alla lezione, ci sono in palio delle chiavette. Le chiavette sono delle normali chiavette USB, ma quello che conta è il contenuto oltre al valore della chiavetta. Quindi il nostro intento era premiarvi a chi sta più attenti con queste chiavette. Che... il problema è trovare. Adesso non capire se le trovi. Comunque l'idea era quella. Guardate che lo Boh, quindi dicevamo che l'obiettivo che si è posto in due è diventare le cose più veloci e più snelle. Chi di voi sa cosa è un Postgres? Alzi la mano, altri che sanno chi è Postgres? Mai sentito parlare? Nessuno. Quindi cosa c'è sotto il motore di U2? U2 funziona con degli ingranaggi sotto. Ogni ingranaggio ha una sua funzionalità. Lo scopo finale è far funzionare U2, ma in realtà ci sono diversi ingranaggi. Questi qua, Python, JavaScript e XML, sono i linguaggi che utilizza U2 per far funzionare. Ogni linguaggio ha un suo aspetto particolare per ottenere un risultato, per fare una determinata cosa. Database sì, sapete cos'è. Okay. Database è il contenitore delle informazioni che abbiamo detto prima, che sono condivise, quindi un gestore di dati neutre, che si chiama Postgres, è molto potente e open source anche questo programma qua. Quindi U2, che è un software open source, utilizza un altro software open source per mantenere e conservare i dati permanenti. Dicevamo che è basato su piattaforma web, quindi su un servizio web. Attualmente si stima che ci sono 12 milioni di utenti al mondo. Cioè, qua è un numero, ma 12 milioni sono tanti. Sono tanti. Questo vuol dire che un software che è utilizzato da 12 milioni di persone deve funzionare. Torniamo a quello che dicevamo prima. È meritocratico. Perché se non funzionasse, questo numero ogni anno cresce
cresce di quantità importante, quindi vuol dire che sta funzionando e funziona bene, e quindi viene appoggiato, più persone lo utilizzano, più migliora, più cresce. È coordinato da quando sei a casa madre. Dicevi, scusami? Penso che avevo detto qualche cavolata, ma succede. Ecco, vediamo un po' come è fatto questo. Questo è, tenete presente che Udo, come dicevamo prima, si adatta alle vostre esigenze, quindi in realtà questo è un menu di Udo che va personalizzato. In questo momento quello che voi vedete è quello che si trova sulla chiavetta che parlavamo prima. Con la chiavetta, o come vi spiegheremo dopo come si fa a casa vostra, potrete ottenere questo risultato. Che vuol dire, siamo all'interno di un browser, qua non si vede ma sopra c'è un browser. Ogni icona è un'area dell'azienda specifica. Anche qua Udo è intelligente, nel senso che se voi non siete dei venditori, questa icona qua non la vedrete. Quindi la disposizione delle icone, l'accesso alle funzionalità è in funzione dei vostri compiti. È tutto limitato. Adesso in questo momento stiamo vedendo tutto, però in realtà le icone compaiono o scompaiono in funzione ai diritti che avete di utilizzo. Quindi questo, dicevamo, è il menu principale. Se io clicco dentro su una di queste icone, questo ad esempio sono andato qua, applicazioni. Questo menu qua mi consente, è un app store per dire, tipo come Apple Store. Quindi cliccando qua dentro, vi compare la scelta delle applicazioni che potete installare, ecco che diventa personalizzabile. Se voi volete, payroll sono le buste paghe, se volete far funzionare payroll, perché avete necessità di elaborare le buste paghe ai vostri dipendenti, cliccando su attiva vi installerà la funzionalità payroll insieme con le altre, quindi vuol dire che qua troverete una nuova icona che dirà buste paghe. È abbastanza semplice come principio. Ci sono di queste applicazioni di base, ce ne sono 72 che trovate dentro, ma in realtà c'è un marketplace di migliaia e migliaia e migliaia di applicazioni. Bisogna cercarle, bisogna individuare quelle che ci servono, si possono scaricare, sono compatibili, basta stare attenti alla versione, perché Udo varia ogni anno una sua versione, quindi bisogna trovare l'applicazione compatibile alla nostra versione, si integra ed è immediatamente compatibile con tutto il resto. Quindi, per tornare alla busta paga, l'anagrafica dei dipendenti delle buste paghe sarà la stessa anagrafica dei dipendenti che si utilizza per fare la timbratura. È un'unica anagrafica che viene condivisa su tutte le varie app del sistema. Questa è un'altra videata, che in questo caso sono i contatti. Ogni quadrotto di questo qua rappresenta un contatto. Sarebbe clienti, fornitori. Questo, per capirvi, questo qua è l'icona riepilogativa, quindi ci sono quattro dati in croce, il nome, la fotografia, il nome, l'email. Se io clicco su Abigail, questa ragazza qua, mi compare la sua scheda specifica, dove ho tante più informazioni dettagliate. Per di più, qua ci sono, non mi basta il video, ma ci sono qua dei tab che mi dice, vabbè, ma dove sta di casa, se ha alternative, se ha più indirizzi, vendite, acquisti, ha comprato, ha venduto, cosa ha fatto, la contabilità, come è stato visto. Ogni tab che vado a cliccare vedrò altre informazioni aggiuntive a questa Abigail. Come qua posso anche accedere alle varie funzionalità legate a questo contatto. Quindi in realtà Udo anche in questo punto di vista è molto versatile. Io partendo da una parte, partendo dal contatto Abigail, posso andare sulle vendite e vedere cosa ha venduto, cosa ha comprato questa Abigail. Però se vado sulle vendite troverò che c'è Abigail, quindi c'è un'interconnessione sui dati che sono legati. Questo è un'altra videata che sono i prodotti. Cioè, cosa fa l'azienda? Vende prodotti, bene, o compra prodotti. Questa è la videata dei prodotti con le sue immagini, anche in questo caso. Cliccando dentro su questo task, su questo quadrotto, vedrò il dettaglio del prodotto. Qua sopra l'ho ingrandito perché se non si vede, c'è uno strumento di ricerca, tipo un Google all'interno di Udo, dove se ho milioni di prodotti, non mi ricordo dove trovarlo,
attraverso quella finestrella lì si possono fare delle ricerche, lui me le filtra e mi dice guarda, dovrebbe essere, o lo filtro per nome, lo filtro per codice, lo filtro per qualcosa che mi ricordo, e da migliaia di record mi rimane due o tre, un metodo veloce per cercare. Ecco, questa è la scheda specifica di un prodotto, qua c'è una serie, ad esempio qua torna al discorso di prima, ci sono dei dati, ci sono dati specifici di questa serie, quindi quando l'ha venduta, a chi l'ha venduta, quando l'ha acquistato, e vari link anche alla giacenza magazzino, ad esempio qua c'è, vedete, 10 pezzi a disposizione, io cliccando qua mi va a dire in che parte del magazzino si trovano questi 10 pezzi, magari in uno scaffale, un altro in un'altra parte, e sono tutti legami dinamici verso altre informazioni. Queste sono videate riepilogative, fanno vedere un po' dati raggruppati di vario tipo, le vendite nel mese piuttosto che per prodotto, le quote di mercato, si possono fare. Questo tipo di strumento normalmente nelle aziende si chiamano business intelligence, servono per capire l'andamento, per capire se sto andando bene, se vendo bene, se sto perdendo mercato. Questo è un altro strumento molto interessante che i progetti, non so se avete mai sentito parlare della gestione di un progetto, è integrato in U2, una delle app di U2, serve per mantenere in linea le attività di un gruppo di persone. Questo è un passaggio interessante che dopo lo vedremo dal vivo, ma ve lo anticipo già. In U2 c'è integrato la gestione del sito internet. Quindi se volete fare un sito internet, in U2 vi dà la possibilità di farlo da utenti, senza competenze di programmazione. Il percorso è un percorso guidato attraverso l'intelligenza artificiale. In questo caso qua gli dico, voglio fare un sito, bene. Di che tipologia di sito vuoi fare? Voglio fare un sito aziendale, un negozio online, un blog, un sito per eventi, una piattaforma? Lui mi dà una serie di opzioni. Per una gelateria, gli ho detto, con l'obiettivo di vendere di più. Io ho scelto questo qua, una gelateria per vendere di più. Lui ha lavorato un po', mi ha chiesto che colore vuoi scegliere. Siamo? E allora non era bugia, è vera. Ma mi ha tutte le volte. Hai già dato le due che avevi anticipato. No, non è una. Ok, grazie. Quindi gli ho detto cosa mi serve una gelateria per vendere di più. Mi fa scegliere il colore, che tipo di tonalità voglio, che in realtà si può anche automatizzare anche le scelte. E mi dice che pagine vorresti aggiungere. Il risultato di questa cosa, lui mi ha fatto il sito internet, pronto da pubblicare. È accessibile anche dal telefonino. Si è generato automaticamente le immagini, anche il contenuto di quello che c'è scritto, si può anche generare automaticamente. Quindi lui mi ha creato il sito con l'immagine e il contenuto, semplicemente dicendo le cose che voglio fare. Questo per farvi vedere come si vede uno dal telefonino, perché può lavorare, come dicevamo prima, da qualsiasi dispositivo che è un browser, quindi che sia un PC o che sia un telefono. Siamo quasi per finire. Vi faccio vedere un po' perché siamo qua noi. Sempre torniamo qua. E servono persone, servono capacità, servono tecnologie, servono competenze. In U2 le competenze sono queste. Cioè, per poter far funzionare, se voi mi dite, ah, il mio papà lavora in un'azienda, avrebbe bisogno di U2. Bene. Per mettere su U2 servono queste funzionalità. Sistemistico, funzionale e developer. Nel senso che U2 è il pacchetto pronto che, come vi dicevo, voi oggi vi portate a casa la possibilità di farlo funzionare in autonomia. Ma se vuole farlo funzionare correttamente, quindi in un'azienda che ha interesse di far funzionare tutti i vari aspetti, ci sono queste tre tipologie di utenza. Sistemistico è la persona che fa l'installazione, quindi che lo mette dentro su un server, fa la manutenzione che funzioni correttamente, che faccia il backup, monitora che sia tutto costante e stabile. Funzionale, serve qualcuno che mi spieghi anche come si utilizza, come faccio a fare una fattura, come faccio a fare un DDT, come faccio a fare un Gantt. Funzionale e developer. Nel caso in cui mi serva fare delle funzionalità aggiuntive che attualmente non sono previste e a me serve, avrò bisogno di un developer. Quindi in queste tre aree potete scegliere la vostra figura
che vi può interessare di più. Anche tutte e tre, per l'amor del cielo, nessun limite alla... In questo caso si chiamerebbe full stack developer, una roba del genere, uno che sa tutto di tutto, è quello che sa dall'inizio alla fine, da dove inizia a dove finisce. Ma fondamentalmente queste sono le figure che noi necessitiamo, che le aziende necessitano per far funzionare. Qua vi spiego perché vi parlavo prima del Bruxelles e di Oca e di tutto. In realtà è un equilibrio, è una ruota che gira. Ci sono più soggetti che contribuiscono alla buona riuscita del gruppo. Per far sì che questa cosa funzioni ci sono diverse competenze, ognuno ha un'area di competenza. Quindi se partiamo da qua, questa è la versione che rilascia la casa madre a Bruxelles, quella diciamo più importante, che ogni anno rilascia una versione nuova. Quella versione che viene rilasciata a Bruxelles è abbastanza elementare, cioè fa delle cose importanti, ma fa una parte, diciamo, fa il primo mattone di una casa, mentre proprio la prima riga di mattone. In realtà io ho bisogno di altre funzionalità che casa madre non riesce a offrirmi. Vuoi perché non gli interessa fare, vuoi perché non riesce a fare. Immaginate che questo è distribuito mondialmente, il DDT, piuttosto che la fattura elettronica, che è una cosa che usiamo qua in Italia e in nessun altro paese al mondo, magari a uno non interessa farlo. Quindi c'è OCA, che è un coordinamento internazionale per completare ciò che non fa Odoo, quindi va a estendere le funzionalità aggiungendo cose che Odoo non le fa. Le fa OCA. Questo era Bruxelles, questo era Liegi. Questi qua sono questi. Quindi Odoo fa uno strato. Successivamente interviene OCA, che fa uno strato più raffinato, più delicato, più attento ai dettagli. Dopodiché subentra Odoo Italia, che abbiamo visto il video di prima. Perché? Perché in realtà OCA non riesce ad avere la potenzialità, la perfezione di quello che sono le leggi italiane. In realtà Odoo Italia non è altro che una parte di OCA, quindi si occupa specificatamente della legislazione italiana. Tutto ciò che ha a che fare con le leggi italiane vengono sviluppato da Odoo Italia e viene versato in OCA. Fatto sta che noi abbiamo uno strato base, un secondo strato con funzionalità avanzate, un terzo strato che fa specificatamente quello che serve al mercato italiano e un ultimo strato che siamo noi, che possiamo dare quel quid in più, dandovi funzionalità aggiuntive piuttosto che formazioni specifiche o diffusione, come in questo momento che stiamo insegnandovi come funziona. E alle volte noi cosa facciamo? Segnaliamo a Odoo che c'è un problema. Quindi noi, in questo giro qua, qualsiasi di questi soggetti può comunicare a casa madre o a OCA o a Odoo Italia dicendo guarda che c'è un dettaglio, c'è un malfunzionamento, un bug. Lo segnaliamo, viene corretto da qua, viene versato qua e così via. Quindi in realtà l'Odoo che voi portate a casa è frutto di questa collaborazione continua di più soggetti. Chiaro? Lui che è un nostro collaboratore, sì, il nostro collega, ci ha messo perché lui giustamente ha ragione. Se si chiamano tutti Odoo, come si fa a capire? Tutti Odoo, vedi un programma che si chiama Odoo, è da una società che si chiama Odoo, sì? Che rilascia una versione che si chiama Odoo. Sì. Da Odoo, poi c'è Oca che rilascia una sua versione che si chiama .ocb. È un po' un casotto, però fatto è che la sostanza è che questa ruota deve essere collaborativa e tutti quanti puntano allo stesso scopo. È un po' difficile identificare il problema dove sta, se nasce qua, se nasce qua, se nasce qua, ma una volta che si capisce si dice guarda che c'è un problema che non va, e ecco, questo qua, domande e risposte, se avete qualcosa da dire, ben venga. C'è la ISO, che è quello che dicevo prima, che in pratica una chiavetta di queste qua, se vuoi le daremo, dentro una chiavetta di questa qua, voi inserendola sul vostro PC e facendo il boot da questo PC, sapete cosa vuol dire boot? Vuol dire far avviare il PC, non dal disco che avete dentro nel PC, ma da questo. Quindi non toccate niente del vostro PC, non viene danneggiato, non perdete nulla, mettendo questa chiavetta del vostro PC, il PC
ci si avvia con quello che c'è qua dentro, troverete dentro già Odoo installato. Questa chiavetta è già pronta all'uso e vi facilita la cosa, perché l'unico che dovete fare è infilarla nel PC di casa. Chi non ce l'avrà può andare sul nostro sito, che ce l'ha qua, e potete scaricarvi il file. Quindi scaricando il file dal sito, creandovi la chiavetta, che c'è l'istruzione come si chiama la chiavetta, fate la stessa cosa. Sì. Ordina facile. Cos'è ordina facile? Un manifesto che abbiamo là. Lì. Noi, per diletto o per curiosità, insomma, il primo lavoro che abbiamo deciso di fare per capire se Odoo funzionava o no, quando abbiamo fatto i primi passi, dopo aver studiato parecchio, abbiamo detto: perché facciamo un esempio pratico, facciamo un caso reale, e ci siamo inventati di fare Odoo facile, ordina facile, che non è altro che un sistema basato su Odoo, che è basato su Odoo ma per le sagre. Essendo che anche noi collaboriamo nelle sagre paesane, siamo più dei nostri che lavorano nelle sagre paesane, abbiamo automatizzato le sagre con Odoo, quindi abbiamo portato tutti i benefici di cui parlavamo prima, efficienza, velocità, dentro una sagra. Capisco che non è molto professionale. Però noi si è servito per capire le potenzialità del sistema, per farci un po' le ossa. Fatto sta che abbiamo fatto una, due, tre, alla fine c'hanno diverse sagre, hanno questo programma di ordine facile e funziona. Abbiamo fatto dei totem come la McDonald's, che in autonomia si ordina quello che si vuole mangiare, e poi il bigliettino, vai alla cassa, paghi, il sistema automatico divide tra bar e cucina e fa l'evasione dei consumi, di quello che viene ordinato. Questo è l'ordine facile che abbiamo fatto. Anche questo è un programma che noi lo mettiamo a disposizione per le sagre che vogliono automatizzare in qualche modo. Facciamo formazione, abbiamo fatto dei corsi sia al Polo Tecnologico, anche qua all'università. Abbiamo sostenuto dei corsi di formazione. Se vi interessa, ci trovate sempre al Polo Tecnologico al martedì sera come gruppo. Sì, come Pinelug, un po' generico, perché se volete installare Linux nel vostro PC non sapete come fare, vi diamo una mano. Come gruppo Odoo, che è specifico per quello che riguarda il software nostro, ci troviamo giovedì sera. Ok? Grazie, vi lascio un ultimo messaggino. Vabbè, c'è una serie di documentazioni che comunque vi rimarrà accessibile, dove potete andare a approfondire la cosa. Sia documentazione online che libri digitali o cartacei, ci sono riferimenti dove approfondire. Thank you.
Se avete domande da fare, avete delle curiosità, sono qua. Intanto voglio capire quante classi siete qua. Fate la mano, uno per classe, voi che vi conoscete. Uno per te. Una classe di volata? No. Uno per classe. Tre classi avete. Bene. Allora, io farei di dare un paio che avete per classi. Subito oppure quello che non sapevo. Facciamo l'idea, facciamo due chiavette per classi, che così dopo c'è, diciamo, tre classi, dopo potete scambiarvele le chiavette. Adesso, se non ci sono domande, vi faremo vedere quello che potete fare a casa vostra, quindi come potete usare Zalando e farlo funzionare come se fosse una digna. Sergio Marchetta, nostro socio, esperto sistemista, di quello che dicevamo prima, non si può. Allora, usciamo da qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Virtual Box, sapete cos'è Virtual Box? Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di Virtual Box? Macchine virtuali, sapete cos'è una macchina virtuale? Sì. No, beh, se mi sentono, mi sentite tutti? Sì. Mi sentite, no? Allora, prima di tutto, okay, chi ha la chiavetta, diciamo, è fortunato, non ha problemi perché è da dentro. Ma per chi vuole provare la chiavetta, basta andare nel nostro, diciamo, sottosito del Benelux dedicato a Zoom, che è www.benelux.it, e qua dove c'è all'interno del menu trovate ISO, ok? E in questa pagina praticamente potete scaricare l'ultima versione, diciamo, disponibile per la ISO, che è Odoo versione 16. La vedete qui, basata su Debian 12.7. Sapete cos'è Debian? È una distribuzione Linux. Bravo. Chi l'ha detto? È bravo. E, in pratica, fa un clic su scarica e quella, e quel file lì lo potete mettere in una chiavetta e installarlo nel vostro PC tramite un altro software, si chiama VirtualBox. Andate nel sito VirtualBox, questo? No, è cambiato. Aspetta che lo sentiamo, perché forse non lo trovo. Non mi ricordo bene. No, non trovo. Ah, hanno cambiato sito. Perché l'altra sera era diverso. Stanotte hanno cambiato il sito. Fantastico. Comunque, qua andate su download. Qua trovate questo software. Questo è un software di virtualizzazione. Praticamente vi permette di installare altri sistemi operativi all'interno del vostro sistema operativo senza andare a toccare il vostro sistema operativo. Quindi sono sistemi operativi virtuali, cosiddetti. Questo software esiste per varie piattaforme, quindi per Windows, per Mac, per Linux, per Solare, addirittura. Nel nostro caso Linux. Penso che chi ha, qualcuno di voi ha Linux installato in casa, la maggior parte dovrà installare la versione per Windows. Esatto. Installando la versione per Windows, il vostro sistema Windows avrà una sezione dedicata dove potrà ospitare. Addirittura solo cliccando Windows praticamente la sezione. Se siete partito lo scaricamento, vai. Ho detto questo, noi chiaramente ce l'abbiamo già installato, sarebbe questo qua.
questo software qua. E quello che dobbiamo fare, quindi quello che potrete fare anche voi a casa, è appunto aggiungere una nuova macchina virtuale. No, scusate, nuova, perché aggiungi è una che è esistente, scusate. Una nuova macchina virtuale, la chiamiamo 16. Selezioniamo l'immagine ISO che ce l'abbiamo già qua, anzi ce l'abbiamo già qua, sì, esatto, eccola qua. Andiamo avanti. Conversione si trova fino a qua. No, non può venire. No, qua bisogna fare. No, no. Non c'è niente. Allora, torna su. Tipo Windows non fa bene. Linux, no, in realtà stavo vedendo perché non mi permetteva di installare il disco. Scusa di credere nel disco. Questa è una Debian, dobbiamo cercare Open 12, 64. Se va pure diciamo. Ma direi io sempre devo sentire. Vabbè, se no, se non lo aggiungo anche no. Metti più giga perché 20 giga posso fare. Esatto, lo aggiungo anche dopo il tempo di problema. Facciamo 35. Scusa, ma non ho senti, mettiamo anche chi lo ha. Se vuoi prendo sul disco di base, il disco puoi mettere già le integrazioni di questo perché è nuova, infatti perché tutto questa versione di Firefox è nuova, infatti hanno spostato un po' di qua, vedi che io già il nostro messo per fare esistente, ma no, ma lo stiamo nuovo, sì, no, vero, l'avevo eliminato. Quindi da qua manca qualcosa, no, la tolgo prima che ho la cancellato, perché non è la mia tastiera, è la tastiera col tastierino numerico. Adesso andiamo a vedere, devo vedere se lo posso, qua abbiamo un disco, penso. Adesso parliamo del adesso andiamo ad aggiungere la ISO.
ho selezionato live, vediamo. Live CD, un indico che è una live. Non sapete cos'è una live, un'immagine live? È un'immagine che permette di caricare il sistema operativo appunto live, quindi dal vivo, senza andare a toccare il disco del computer. Adesso qua la abbiamo, se la prende per prima, ecco questa è la nostra isola. Lo vedete che è l'unica scelta in questo caso, è prova sistema. Noi andiamo avanti, adesso caricherà il sistema. Non ci segue, no. Hanno cambiato, eccolo qua. Hanno cambiato. Adesso ritroviamo. Sì, quello appunto l'errore in questo caso era l'architettura, nel senso che per sbaglio era selezionata l'architettura a 32 bit, in realtà bisogna selezionare un'architettura a 64 bit. Faccio carica il sistema. Qua intanto andiamo a vedere se voi volete andare a vedere questa che vedete in fondo, questa attuale è la macchina, sta scritto in esecuzione. Se volete andare a vedere tutte le impostazioni, andate qua e trovate tutte le impostazioni in questa macchina, quindi la RAM è stata assegnata, il disco è stato assegnato che però ancora è vuoto, toccato, e questa è la ISO che è stata caricata. Ha caricato il sistema, qua vediamo. Adesso qua vi trovate due icone. Allora, una per trovare il sistema. Questa icona che vedete qui vi apre il browser e vi permette di trovare il sistema. Possiamo installarlo. Questo invece vi permette di installarlo. Andiamo direttamente con l'installazione? Proviamo? Ok, allora facciamo vedere come funziona. Praticamente questo qua apre un browser e carica. Adesso la prima volta che lo fate ci mette un po' di più perché deve fare tutta una serie di operazioni. Adesso mettiamo un attimo. Come vedete qua siamo all'interno di un browser, come dicevamo prima lui non ha installato il sistema di base Debian, non ha niente di strano, è solo Udo che sta girando sotto come servizio. E se riusciamo a vedere che indirizzo IP ha questa macchina Debian, in teoria noi potremmo anche interrogarla dai nostri cellulari e andare a capire cosa. Possiamo collegarci già alla macchina virtuale che è dentro qua. Per dirvi la potenzialità della cosa, è che stava nella installazione di un sistema più potente in due clic, è un sogno. Questa interfaccia all'interno delle ISO trovate già due database. Qua vedete è preselezionato un contabilità ITA, quindi contabilità italiana, demo. Demo significa che all'interno ha anche dei dati dimostrativi. E l'altro database è un contabilità ITA, che è lo stesso database però senza i dati dimostrativi. Adesso per entrare come diciamo impostazione di base per un database di test è admin e admin. Chiaramente questo è l'account di amministratore. Dopo all'interno del sistema potete creare tutti gli utenti che volete con
praticamente tutti i permessi che volete. Quindi c'è la possibilità di far vedere a certe persone alcune, alcune funzionalità, ad altre alcune applicazioni. Ecco qua. Questa è la schermata che vedevate prima. Ecco, quelle che vedete qua sono, le, sono solamente le applicazioni che sono state preinstallate. Okay? Quindi non sono tutte quelle disponibili nel sistema. Perché per vedere quelle disponibili bisogna andare su applicazioni. E qua vedete che ce ne sono 79, quelle che diceva Marcello prima. 79 applicazioni. Cosa significa applicazioni? Significa praticamente programmi che includono tutta una serie di funzionalità e che funzionano a sé stante. Se io tolgo questo filtro applicazioni, mi fa vedere tutti i moduli disponibili, perché l'applicazione è una cosa, l'applicazione può essere composta da più moduli, perché un'applicazione, diciamo, ha come dipendenze altri moduli. Se io tolgo questo filtro, ecco, vedete che nella ISO ci sono 2469 moduli. Quindi, se voi volete aggiungere anche funzionalità specifiche a una singola applicazione, potete installare anche solo i moduli relativi. Ok, che sono, andando giù, vabbè, andando avanti, sono ad esempio tutti questi qua. Ecco, tutti quelli che vedete con questo cubo, scritto OKOCA, sono tutti i moduli che sono messi a disposizione da, da OCA, che sarebbe la community di cui parlava Marcello prima. Quindi sono tutti i moduli aggiuntivi che vanno ad aggiungere funzionalità al sistema di base. Provo a vedere, per esempio, quello che vi passa il convento, cioè l'installazione standard, senza andare a cercare cosa risultare. Provo a fare applicazioni e andiamo a leggere cosa c'è come... applicazioni possibili. Ok, allora rimettiamo le applicazioni. Allora, le applicazioni disponibili sono vendite, che in questo caso è preinstallato, fatturazione, preinstallato, CRM. Sapete cos'è un CRM? Non avete mai sentito parlare di CRM? È una cosa molto interessante dal punto di vista aziendale, che non sempre viene curata come si deve. Quando vi arriva una telefonata piuttosto che un'email che vi chiede informazioni sul vostro prodotto, o un cliente che vi viene a trovare perché gli interessa questo mobile, è un lead quello lì, cioè un potenziale cliente che ancora non è un cliente perché non ha comprato niente, però concettualmente può diventare un cliente. Il cliente è la linfa delle aziende, senza clienti non c'è nessuna parte. Quindi impertentire e gestire correttamente i lead comporta aumento di clienti. Quindi se io riesco a, quando sono in fiera come adesso, a volte dico, voi siete qua, prendete un bigliettino, ma tu chi sei? Giovanni come? Giovanni Longo. Scrivo Giovanni Longo sul mio CRM, ti scrivo che tu sei interessato. Se poi mi dai il tuo indirizzo email, quindi il tuo telefono, io che ti bombardo di informazioni su quello che sei stato interessato. Che è quello che succede ogni volta che noi diciamo, ci scriviamo su qualche sito, poi ci rimandano indietro proposte di acquisto. Tutto è gestito attraverso un customer relationship manager, vuol dire gestione del cliente potenziale. Posso mandare delle email massive, magari una volta a settimana, una volta a mese, come sai, guarda che abbiamo rilasciato un nuovo prodotto, abbiamo chiamato il nuovo, la serie, adesso le facciamo al colore verde, che non c'era, stimolo all'acquisto. Gestire correttamente il CRM vuol dire aumentare la potenza di vendita. Poi altre applicazioni disponibili, il sito web, il magazzino, acquisti, se paga, punto vendita. Punto vendita, ecco, questo qua è molto utile per tutti i negozi. Se c'è un negozio che deve vendere al dettaglio, sicuramente avrà bisogno di un punto vendita, quindi del cosiddetto POS. Progetti, e-commerce, quindi possibilità di vendere online. Produzione, quindi ordine di produzione, distinte basi, eccetera, eccetera. Marketing via email, gestione delle spese, quindi potrebbe essere utilizzato anche semplicemente per appunto, tenere traccia delle spese che ci possono essere in un'azienda, ma anche, appunto, anche non solo in un'azienda, insomma, anche le spese personali. Ferie, gestione delle ferie, selezione del personale, dipendenti, quindi gestione di tutti i dipendenti dell'azienda, e queste sono, diciamo, principali, dopo ce ne sono anche altre.
Adesso, giusto per far vedere qui, qua praticamente i moduli che sono preinstallati, qua sono stati preinstallati tutti i moduli della localizzazione italiana. Cosa significa? Sono tutti i moduli CA che permettono di gestire un'azienda dal punto di vista della contabilità italiana. Okay? In questo caso andiamo a vedere ad esempio su fatturazione, ecco qua. Qua avete la bacheca in cui trovate un epilogo delle fatture cliente, operazioni varie, banca, cassa, punto vendita, nel caso di punto vendita. Qua avete clienti, fornitori, contabilità, una serie di funzionalità, contabilità, le ricevute bancarie e tutta la rendicontazione, quindi le stampe, quindi come bisogna fare. E qua tutta la parte di configurazione, ok? Altre cose, addirittura qua, vabbè, c'è sono i cespiti installati, che bisogna in azienda, magazzino. Direi che forse è meglio andare, sì, non so, se dire qualcosa. No, allora, non conoscendo, perché penso che non conosciate come funzionano i vari granati dentro un'azienda, riuscite a malapena a percepire cosa vi stiamo dicendo, ma immaginate che un'azienda è come molto strutturata, più grossa l'azienda, anche le aziende piccole in realtà hanno bisogno di tante cose perché funzionino. Se volete aprire un'attività vi renderete conto che è piuttosto complessa tutta questa gestione. Mettere in qualche modo a strutturare un'azienda con uno strumento informatico è ancora più complesso, perché vuol dire sincronizzare quello che succede nell'azienda con quello che succede sul computer. Dal punto di vista del tutto, queste cose qua sono state studiate e quindi lui vi propone delle scelte già pronte in punto nella loro esperienza. Quindi i flussi che propone in due sono flussi standard. Quindi, normalmente tu per avere un cliente dovresti passare attraverso il CRM, fare un'offerta, arriva all'ordine, faccio la spedizione, mi arriva la fattura. È tutto un flusso documentale, se vogliamo. Tema di più, ma però è necessario per mantenere in piedi, per poter portare a casa il pagamento e pagare il fornitore. Tutte queste menate qua sono strutturate dentro tutti questi vari meccanismi. Questo di come funziona un'azienda, io non ho mai trovato un libro che ne parlasse di questo. Studiando Zoom vi permetterebbe di capire questi flussi, di capire come funzionano le aziende. È un buon metodo. Ecco, questo qua sarebbe l'applicazione del store. Praticamente vi permette di vi dà un riassunto praticamente di quello che ha fatto l'azienda, quindi fatti preventivi, campi ordini, quali sono i ricavi, eccetera, e vi permette anche appunto di dare delle informazioni utili, ad esempio quali sono i preventivi che hanno che sono migliori, nel senso che hanno dato diciamo che hanno fatto meglio l'azienda, perché magari sono stati quelli più importanti dal punto di vista dei ricavi. Qua avete tutta una serie di informazioni molto utili. Qua sono divise anche per acquisti, per vendite, per fatturazione, eccetera, eccetera. Detto questo, mi dimentico una cosa che adesso vi farò vedere. Non so se volete aggiungere qualcosa, se no andiamo direttamente con. Io volevo farvi l'esempio, se vuoi. Sì. La cosa che a me penso che vi può interessare è come si fa un sito internet, esatto. Come si fa un e-commerce e come si gestisce la punto vendita. Sì, che adesso lo vediamo con le installazioni molto pratiche che potete immaginare. Allora, prima di tutto però, mi sono dimenticato di fare una cosa che vi farò vedere adesso. Adesso spegniamo la prima. Sì, devo attivare adesso, ecco, la cosa che dovete fare quando vi installate nel vostro PC, mi raccomando, se volete provare dal browser del vostro PC, dovete entrare nelle impostazioni della macchina virtuale, okay? Dovete andare su rete e sulla scheda di rete dovete cambiare costruzione, non NAT, ma dovete selezionare la seconda opzione, scheda convince. Ok, e dare ok. Adesso riavvio la macchina.
Okay. Questo serve per fare in modo che quando verrà installata praticamente la ISO nel disco virtuale che ho creato prima, questo permette di poter accedere alla macchina dal vostro sistema, perché altrimenti se no deve stare isolato all'interno. Per i carichi. Altre cose vediamo, non so se ho da dire, ecco qua su dettagli, se voi andate qua su dettagli della macchina vedete tutte le informazioni. Adesso invece di provare appunto Voodoo andiamo su questa icona qua che installa, qua vediamo. Installa. Andiamo avanti. Qua mi facciamo italiana. Qua facciamo un posizionamento. Sì, però il problema è che tu hai 8 giga, no, ma è malato. Perché il problema con 8 giga se non mi crea una porta 16, poi non so se si spazio. Sì, tutto mi fa così. Con 30 giga l'hai fatto. Allora andiamo. Ecco, no, ma è stato. Andiamo avanti, quindi lasciate le impostazioni quelle standard, ok, andate avanti, qua mettete il nome, mettiamo utente, password, facciamo utente, posso permetterlo un password di prova, chiaramente la password, ok, vediamo se lo usa. Adesso installa il sistema, non dovrebbe essere. Intanto che lo installa, vediamo di magari provare anzi, così, senza farlo da qua, intanto che sia installato. Possiamo, che così vi faccio vedere come si fa a connettersi a Voodoo dalla vostra macchina, quindi non dall'interno della macchina virtuale, ma dal vostro sistema. Allora, dalla macchina virtuale dovete, in questo caso, andare qui, dove si chiama quindi la connessione, dovete andare su impostazioni. Qua sempre impostazioni della connessione di cavo e qua dovete scrivervi giù praticamente l'indirizzo IP della macchina virtuale, in questo caso è 192.168.112.136. Andiamo su questo qua, esatto. Quindi dal vostro sistema praticamente, sì, dal vostro computer inserite questo indirizzo, 112.136. Ecco, mi raccomando, cosa molto importante, dovete scrivere alla fine dell'indirizzo 2.80.69, che è la porta specifica a cui risponde il sistema. C'è comunque la live, praticamente la live ha preso l'indirizzo quindi comunque rispondere. Magari sarà un po' lenta, perché ovviamente cioè, ma anche perché sta lavorando un solito, cioè, sta installando. Dire, intanto che sta installando, magari è più simile.
Scriviamo. Vediamo se. Adesso noi siamo connessi alla macchina, alla live addirittura, neanche sia alla macchina virtuale, insomma, alla ISO, dal nostro sistema, dal nostro sistema operativo. Qua magari entriamo dentro, possiamo vedere magari di che cosa. Questo tradotto nella vostra casa vostra vuol dire che quando voi attivate dal PC con la chiavetta poco questo processo qua e trovate fuori quel numeretto che ha messo, che identifica la macchina in cui sta girando lo sviluppo, da tutti i PC e da tutti i telefoni che avete a casa o che condividono lo stesso accesso wifi, potete usare il tutto. Questo potrebbe essere un esperimento da fare, nel senso, che dal telefono mettete quell'indirizzo IP con la porta 8069, purché siete collegati allo stesso wifi a casa vostra, vi risponde già sul cellulare. Quindi vi compare direttamente sul cellulare. Potremmo farlo anche qua se ci collegassimo sulla rete dell'università, collegandoci allo stesso wifi che è collegato a casa. È quello che stiamo facendo. Ma tu lo fai sulla stessa maniera, se io volessi farlo dal mio cellulare, dovrei prima il mio cellulare, poi fai dell'università, certo. E dopo appunto l'indirizzo della macchina avrei sul cellulare lo stesso che vediamo adesso qua. Andiamo a vedere qualcosa sulla fatturazione, fatture elettroniche. Però fatture vediamo, sì. Vedete che è molto chiaro. Molto semplice da capire, tra l'altro quella faccia blu che vedete sopra, grazie, compare adesso perché è la prima volta che entrate, e è tipo una guida, un processo guidato che vi aiuta per capire come si fa una fattura, quindi dovete mettere la tendenana, cioè ti dice cosa devi fare, quando tu questo qua l'hai imparato, l'hai fatto una volta, lo chiudi con la X sopra in alto, quella faccia questa blu. Sì, praticamente serve perché adesso il database non ha nessun dato effettivamente vostro, no? Quindi qua se voi fate inizia vi chiede tutti i vostri dati. Si dice come è l'azienda, il numero di partita IVA, dove sta, il numero di telefono, il logo aziendale, sono tutti i dati aziendali, in modo che voi alla fine vi preparate una fattura reale. Ecco, una cosa interessante è ad esempio questa qua, la personalizzazione della struttura della fattura, allora, nel senso, ad esempio faccio clicco qua, ecco, mi apre questa finestra in cui posso selezionare come voglio la fattura, proprio l'estetica della fattura, quindi diciamo leggera, light in questo caso, quindi semplice, questa qua diciamo ancora chiusa da questi box, in questo caso questo è un po' più diciamo bold, quindi un po' più nel senso in grassetto, quindi un po' più visibile, oppure questa qua che è simile a quella light, però c'ha ad esempio queste fasce. Sì, c'è il logo aziendale. Ecco, chiaramente perché adesso viene fuori così tutto nero, eccetera, eccetera, perché lui di base prende i colori per la personalizzazione dal vostro logo. In questo caso il logo è quello standard, diciamo che è in bianco e nero, quindi lui ha preso un beige e un nero. Se noi qua cambiassimo, vediamo, immagini, facciamo finta, ad esempio, che ne so, siamo, questa qua. Questa che verde nero. Okay. Praticamente vedete che intanto ha messo il logo qua, e poi ha cambiato anche il colore della fattura. Quindi se vado ad esempio qua, voi vedete che me l'ha tutto abbinata praticamente al logo. Praticamente l'ha resa compatibile con il logo. Esatto, è più, sì, è una bella cosa, insomma. Però parte prima di niente, magari viene fuori. Praticamente questo è il nostro diverso con la fattura, questa qua è una fattura che trova, sono i dati di demo, questi qua.
c'erano lì, c'erano già detto bene. Benissimo. Detto questo, salviamo. In questo caso, fatto. Vediamo se come 29%. Sì, ma in realtà la prima parte dopo si velocizza molto. Abbiamo solo due minuti. Ho cliccato sull'icona sbagliata. Discord. Immagino Discord lo conoscete meglio del VirtualBox. Sì, ma noi lo usiamo con i giochi. A Discord? Noi lo usiamo perché Udo Internazionale, ossia, ha scelto quel canale per condividere a livello mondiale, si vede che è la cosa più comoda che non sia. Sì, la piattaforma. E non so se sia anche U2 se ha, utilizza quella piattaforma lì per... Sinceramente, tra i vari strumenti che noi usiamo, a me c'è quello che meno piace. Non mi piace come è fatto, è il scenario, però se hanno scelto gli altri, mi sono adeguati. Diciamo che anche OCS, secondo me, l'ha scelto per conformarsi un po' anche a... Sì, ma quello che fa. In effetti, se vogliamo trovare un punto negativo dell'open source, è che la condivisione presuppone una rinuncia. E quando condividiamo le nostre cose con un altro, per forza dobbiamo trovare un equilibrio. Non possiamo per forza imporre agli altri le nostre idee, come gli altri non possono imporre le proprie a noi. Quindi l'open source, se ha un punto negativo, tra virgolette, e che non sempre possiamo portare a casa il risultato come lo vogliamo, alle volte bisogna trovare un compromesso. Ma non è solo l'open source, anche altre attività casalinghe e prevedenza. Allora, visto che abbiamo incontrato che stai installando, quello che volevo farvi vedere col sito web lo faccio direttamente dalla ISO. Quindi faccio gestione database, creo un database nuovo, ecco qua magari ti cambio il la master password per creare i nuovi database, perché questa è quella che qua è la password che crea lui automatico, sarebbe la mia asse da mani, io gliela cambio a livello nuova. Mettiamo il nome di database, mettiamo sito web, email, diciamo. Nome con email, abbiamo solo l'account di amministratore, quindi admin, qua selezioniamo Italia e qua la nazione selezioniamo Italia, sempre. E facciamo senza dati demo, così dovete farci vedere una cosa, su lui crea un database. Sì, perché ho cliccato due volte. Nel senso, allora è meglio ho cliccato due volte perché dice esiste già, ho tentato di creare il sito nel frattempo qua uso, non riavvio adesso, sto provando, quindi fatto, e poi faccio riavvio. Ecco qua, adesso è creato un database nuovo, entriamo dentro, questo qua è un database vuoto, nel senso che di base lui installa solo un'applicazione. Un database sta a significare che voi l'installazione di quella che stiamo usando potreste avere più aziende
Quindi concettualmente un unico può servire contemporaneamente più aziende che si collegano a se stesse. Tra di loro non sanno, non si vedono, non condividono l'informazione, però potresti offrire il servizio a più aziende, ognuna si collega il suo database e vede i propri dati. Adesso siamo in un'azienda. Chiaramente questo qua è vuoto, nel senso che l'unica applicazione che c'è è l'applicazione applicazioni, quindi puoi vedere tutti quelli disponibili e sono tutte, diciamo, appunto nessuno installato, non nessuno installato. Adesso cerchiamo sito web, sito web, lo attiviamo, installiamo il sito web. Eccolo qua. Appena installato, mi pronti subito a questa procedura. Procedura guidata. Perfetto, sarà pronto per attivare i quattro passi. Inizio. Voglio. Che cosa vogliamo? Un negozio, un lausico aziendale. Allora, attenzione, questa scelta qua non significa che lui vi crea solo una piattaforma e-learning o solo un negozio online, o solo un token. Questo serve solo per identificare inizialmente qual è il focus, diciamo, del vostro sito web. Dopo, in una fase successiva, vi chiederà quali cose volete installare aggiuntive all'interno del vostro sito. Quindi facciamo finta che voi siete, ad esempio, dei musicisti, ok? Voglio una piattaforma e-learning per la mia attività di musicista. L'obiettivo principale è di, che ne so, il punto informare i miei clienti. Qua vi fa scegliere l'abbinamento di colori, il vostro logo. Voi avete già il logo pronto, quindi avete questo link rock. Lo selezioniamo, ecco, vedete che vi ha già estratto praticamente i colori di fare il sito dal vostro logo. Qua vi permette di selezionare le funzionalità che volete sul sito. Chiaramente la cosa che ha già selezionato, perché gliel'ho detto io inizialmente, è appunto la piattaforma di e-learning, quindi corsi, gestione corsi, perché un'idea è quella che voi siete un musicista e volete fare corsi online di musica. Però potreste, ad esempio, volere anche una pagina chi siamo, potreste volere una pagina servizi. Siamo già oltre un sì, allora, qua adesso creo subito esatto, creo il sito e poi basta. E servizi, volete una pagina critica sulla privacy, volete gestire eventi e volete, ad esempio, avere un negozio perché vendete anche delle cose. Okay. Costruisci, adesso lui praticamente elabora tutto quello, tutta l'informazione che gli ho dato e voilà. Nel giro di pochi secondi, si metterà 30 secondi più o meno a farlo, vi genererà il vostro sito con tutte le sezioni che avete richiesto. Io non so di quale intelligenza artificiale lui se ne fa, cosa sta usando. Vabbè, ma ha un sistema interno, è un algoritmo, esatto, è un algoritmo interno. Ma immagini le cerco le crea? No, le immagini, allora, le immagini, lui ha il suo database praticamente, adesso non so se va a cercarle in rete su, praticamente su Dash, perché loro praticamente, Udulu è collegato a un servizio di immagini che si chiama Splash, sulle immagini gratuite. Ecco, questa è la pagina principale che abbiamo creato. Lui vi ha anche la possibilità di aggiungere già dei pezzi. Ad esempio, voi da questo sito potete già aggiungere, ad esempio, una galleria di immagini. E vi genera già delle immagini praticamente attinenti al tipo di sito che volete. Comunque, facciamo veloci, andiamo avanti. Eccolo qua, allora, vedete che oltre a creare il sito vi guida anche su quello che ci sarà da fare, quindi ad esempio su nuovo, qua come vedete questa goccia che praticamente vi indica, ad esempio un nuovo corso di musica, diciamo finta corso di musica, quindi vi dice creato già un corso che da utilizzare per il vostro sito.
una cosa di musica per ragazzi. Se volete che il vostro corso non venga valutato dagli studenti, salva, eccolo qua. Ecco, all'interno della sezione corsi, della pagina corsi, vi ha creato questo corso. Qua vi permette anche di aggiungere le varie sezioni, contenuti, quindi un corso per poi, insomma, con le durate e tutto. E chiudo velocemente, se dovete vedere le varie pagine, mi ha creato una pagina negozio in cui non avete nessun prodotto definito, ma potete aggiungerlo. Potete aggiungere un prodotto del mio negozio, non so, salva, vi crea il prodotto chitarra, qua decidete il prezzo. 100 euro per esempio, un carrello, potete aggiungere l'immagine e consoliamo questa immagine. Qua per adesso avete solo eventi, se volete gestire eventi, qua potete aggiungere anche qua aggiungete gli eventi e non diciamo dov'è. Corso abbiamo già visto, servizi. Qua vi crea già una pagina con diciamo delle funzionalità. Chiaramente qua dovete inserire voi i testi praticamente attinenti al vostro sito secondo delle funzionalità. Le referenze, dovete queste cose qua. Ci siamo. E la parte contattaci. Praticamente vi ha creato un sito che voi dovete solo diciamo personalizzare con direi che siamo alle 11, siamo perfetti. Abbiamo chiuso. Adesso Marcello, sì, uno per classe, avete segnalato prima chi prende la responsabilità. Allora, qua, gli altri due che avete il merito di compiere questa volta. Dirle a chi il dovere e di condividere nella presenza. Lui, e un'ultima cosa ve lo dire. Scusa Marcello, volevo dire solo un'ultima cosa importante. Io, ecco, una cosa molto importante, io cosa ho fatto? Ho creato un database nuovo, non c'era nessuna applicazione installata, ho installato solo l'applicazione sito web e gli ho inserito i dati che avete visto. Però, in base ai dati che io gli ho dato, lui mi ha installato automaticamente tutte queste applicazioni qua, quelle che vedete. Quindi mi ha installato vendite, mi ha installato la dashboard, mi ha installato la fatturazione, mi ha installato e-learning, mi ha installato l'applicazione eventi e chiaramente l'applicazione sito web. Questo per dirvi che lui mi ha creato già l'ambiente pronto per gestire non solo sul web, ma anche tutto quello diciamo, che c'è dietro sul web, che mi permette di gestire le vendite, che mi permette di gestire la fatturazione di quello che vendo nel sito web, e i corsi, il corso che ho inserito dal sito web me lo ritrovo anche qua all'interno del sistema, e eventi, cioè le altre cose. Ok, grazie. Grazie di tutto. Non si può